Ciao a tutte, sono vicinissima all'occhietto della videocamera perché ho sotto il pacco enorme che mi ha mandato Francesca. Allora, le cose sono già spacchettate, però vi farò vedere comunque i pacchettini vuoti, ovviamente, perché ho girato questo video non so quante volte. La prima in cui l'ho aperto e poi dopo altre almeno 5-6 volte, ma il telefono mi si impallava e dovevo ricominciare da capo. Spero che questa sia la volta buona. Non l'ho rincartata di nuovo perché mi si rovinano i pacchettini che io voglio tenere. Quindi mi dispiace non potervi far vedere quando apro le robe i pacchettini a modino, ma non voglio rischiare di romperli. Ok, cercherò di essere anche quanto più veloce possibile. Ovviamente io ho già visto cosa c'è dentro perché ho fatto veramente questo video fino all'inverosimile, però arrivavo sempre al punto in cui vi facevo vedere i pacchettini aperti, cioè le bustine vuote e mai alle creazioni, soltanto alla prima che è il portapenne. Quindi nelle altre non mi ricordo bene cosa c'è. Ok, allora il pacco è tutto decorato con queste carte che sono le carte delle uova di Pasqua, il che è una cosa secondo me a dir poco geniale. È rifoderato tutto con carta da pacco marrone, cioè quella normale, marroncina, insomma, tipo la carta del pane. Poi per i pacchettini ha usato. Questo non so se è del pandoro o di qualcosa, del panettone così, però ha usato quello, ha usato quella carta lì, sempre quella delle uova di Pasqua e i fogli di riviste. Mi piace tantissimo, infatti li conserverò tutti, li userò nei miei journal. Se volete sapere come li userò, ditemelo, vi metterò magari delle foto, non credo di fare un video a proposito, ma se vi interessa ditemelo che vedo di mettervi magari delle foto su Instagram, non lo so. Poi volevo, eccolo il mio preferito, ha usato per chiudere i pacchettini il nastro carta e come vedete in questo che è il più figo di tutti, secondo me, ha disegnato tutte le decorazioni lei a mano, a parte è una pazza squilibrata perché c'è, cioè, ma veramente, cioè, ma voi vedete quanti pacchettini ha fatto? Cioè, vedete? E poi ce ne sono ancora dentro la scatola, cioè è di fuori, fatelo dire fra sei fuori, ma sono stupendi. Qui ci sono tutti gli occhietti perché questo era il segnalibro e il tema era il numero 10, mi pare, e dovevamo mettere 10 cose uguali e noi abbiamo usato gli occhietti, quelli che si sbombacciano e si muovono. E vabbè, insomma, questi sono i pacchettini, ci sono immagini molto carine e su ciascuno c'è la targhetta con scritto cosa c'è dentro. Ora, vediamo se riesco a mettere da parte questa roba. E a tirare fuori il resto. Ovviamente mi sono organizzata a cavolo. Ma vediamo, magari ci riesco lo stesso. Allora, la prima cosa che c'è nella mia scatola è questo. Il portapenne era a tema gitano e lei ha messo le piume, un po' di roba che brilla, insomma, un po' di ogni cosa. E c'è roba ovunque, cioè c'è veramente roba ovunque. Questa è una delle mie cose preferite perché io adoro le nappine e questa addirittura è una nappina di nappine perché è una, ma ce ne sono tre, questa grande e anche le due piccine. Queste non so se le ha comprate o le ha fatte lei. Credo le abbia fatte lei per la verità. Però vabbè, ci sono queste robine ciondoline, insomma, è fichissima. Io vado, oddio, vi ho fatto vedere qualcosa, io spero di sì, perché me la stavo guardando io ignorandovi voi, ma vabbè. Poi questo era impacchettato a sé, ma ve lo faccio vedere dopo. Ce l'ho messo io qui dentro, quando ho aperto le cose una delle ultime volte. Questa anche, ve la faccio vedere dopo. Vabbè, questa è la TC, che non so se si nota, ma è una micro AT Coins, perché Francesca poverina aveva sbagliato la misura. Voleva rifarmela, ma io gli ho detto no, non importa, che per me va benissimo così ed è davvero meravigliosa. Purtroppo non si vedono bene le tonalità di colore perché è una luce che flasha,
ma fidatevi, è bellissima. Poi qui ci sono due matitine decorate con nastro, stoffa e piume. No, l'ho fatta saltare. Ma si può riappiccicare. Figuriamoci se non la riappiccico. Poi le incollo bene con la colla a caldo. Le graffettine. Qui c'è. Ci sono tante decorazioni. Poi non so se vedete la mini nappina, un'altra mini nappina. Queste però non è che le stacco perché secondo me sono decorazioni che lei ha proprio messo per decorare questo affare, cioè per decorare la sua creazione. Cosa c'è? Scusate, io non mi ricordo cosa c'è dentro perché. Oh! Perché a questo punto non c'ero mai arrivata, che mi si bloccava prima il video. Bottoni, bottoni, guardate che bello! Bottoni, altra nappina che io, cioè io veramente sono felicissima. Ancora bottoni, 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 dadi e letterine fatte, dadi con le letterine. C'è un sacco di roba. Che carina quest'idea! Questa è un'idea carinissima da ricordare. Sì, lo so, avevo detto che le ho già viste un mucchio di volte le cose, però mi ricordo le cose che ha fatto lei, non quello che ci ha messo dentro, perché non lo so, forse perché tutte intere le ho viste solo una volta. Queste sono tipo etichette, card, queste sembrano. No, sono tutte tag, tutte etichette così. Queste le rimettiamo al loro giusto posto. Qui anche c'era qualcosa. Mi ricordo che c'è qualcosa, forse delle piume, non sono sicura. Ah, questo si apre proprio tipo un mobiletto, così. Mi pare che ci fossero delle piume qua dentro. Eh sì, ecco. Non sto a tirarle fuori perché poi mi si rovinano. Comunque sono le stesse piume che ho usato per fare queste qui. E sono bellissime, cioè questo scomparto sembra praticamente un armadio gypsy. È una cosa fighissima. È davvero bellissimo. Poi qui c'è scritta la poesia e qua ci sono ancora robe ciondolanti e di metallo, le nappine, c'è nappine ovunque, io sono contentissima. Poi le robe che c'erano dentro, come ho detto, la mini ATC che rimetto dentro così non perdo. La mini AT Coins, scusate, e poi lo zine di Francesca, no, la zine, perché rivista, quindi la zine che era tema indigo e lei l'ha fatta così parlando della sua grandissima passione che è la musica. Ci sono, qui non so se si vede, ma c'è scritto, vabbè, comunque le foto delle creazioni sono tutte nell'album, quindi non mi sto a soffermare tantissimo su queste cose che abbiamo già visto, ma cerco di farvi vedere velocemente tutto insieme. Poi questa è la scatolina che ho scoperto con grande difficoltà la prima volta che ho aperto il pacco, a parte che è stupenda, cioè è veramente bellissima, sembra una vera torta, che si apre da qua giù dietro, però non lo apro perché ho paura di rovinarla. Ho scoperto comunque che si apre da lì, ci ho messo un po', ma alla fine ce l'ho fatta. Allora, questo era un extra, quindi lo tiro, ve lo faccio vedere dopo. Dov'è? Ah, un po' di qua. Queste sono sempre parti delle confezioni. Beh, il nastrino forse no, ma ormai è andato. Ci sono chilometri e chilometri e chilometri di nastri e di robe che non so da dove ho tolto. Quindi, ah, quello forse da questa. Sì, ma dopo ve la faccio vedere. Ora no, voi volete vedere tutto subito, ma non si può. Poi questa, ok, anche questa dopo. Sì, sto facendo un video inutile praticamente. È muto, è sordo. Si capisce niente. Ok, questo, miseriaccia. Ok, poi qui c'è la card, cioè la busta con dentro la card fatta tutta a mano. Solo le bustine sono timbrate e ci sono ancora gli occhietti ovunque perché io e Francesca siamo rimaste flashate da questi occhietti. E dentro c'è la card bellissima che mi ha mandato. Swap Diva. I love swapping with you. Cioè, se non è dolcezza. No, scusate, non l'apro, mi sono sbagliata. Se non è dolcezza questa, comunque ho tutta bianca e rosa che io adoro. Cioè, proprio adoro.
E questa l'ha fatta, io credo, non so se ha usato dei ritagli o se li ha tagliati lei, comunque potrebbe essere fatta anche con dei ritagli, un po' grandi ma dei ritagli, e mi piace tantissimo questo effetto patchwork. Sì, come sembro intelligente quando dico queste cose, ma anche no, vabbè. Poi, questo è il segnalibro che vi dicevo prima, che ha disegnato tutto lei a mano, giusto perché non sa disegnare, dice sempre di non saper disegnare, ha fatto lei tutti i mostrini e non so se, insomma, gli occhietti sono quelli che si sbobacciano e si muovono. Stupendo, giusto perché lei non sa disegnare, ok? Ma lo avevate già visto. Qui non mi ricordo. Ah sì, questa è la busta con dentro la carta. Ho davanti, tra l'altro, tipo qui, fra me, il telefono e le creazioni, la lampadina, sapete quelle bianche, tipo neon, che io non so, cioè quando finirò di fare il video sarò diventata cieca. Insomma, questa è la cartolina, il tema era famiglia, e infatti ci sono Francesca, che è la polletta, Riccardo, che è il, cos'è, il mucchino, come si chiama? Vabbè, il mucchino, e Roby, il bimbo, Riccardo è il marito, e Roby, che è il figlio, che è il porcellino, perché mangia come un porcellino. È bellissima, e credo che questa finirà in cima alla mia scrivania con le robe, diciamo, quelle che mi tengono sul morale. Poi, questa invece era la cartolina che ha scritto, sì, me l'ha fatta quando era in viaggio a Venezia. E c'era il coso dell'hashtag, e era 79 gradini sconnessi per salire in camera, perché aveva delle scale terribili per salire in camera. E l'ha fatta con tutti. Questo, tra l'altro, l'ha piegato per fare tipo scala. Non so se si vede. Vedete che è tutto piegato per fare tipo scala? È un'idea geniale. E l'ha fatto con i volantini che ha trovato a Venezia in albergo, insomma, le brochure, le robe. Questo invece è il block notice, che è fantastico. Me lo ricordo un poco dentro, non del tutto. Non abbiamo messo le foto perché ho avuto dei problemi e le ho detto se ci potevamo fare la sorpresa, quindi questo ve lo faccio vedere un po' meglio. L'ho fatto tutto lei con la cucitura sopra, rilegato tutto a mano usando due fili diversi. Ha fatto, questa è fatta con collage e colori. Ha usato stencil e proprio colore. Questo credo che sia sempre uno stencil o dei timbri, ma probabilmente è più uno stencil. Sempre l'hashtag, do i numeri, scambio la Maggie per mio marito, perché mi aveva mandato degli audio che erano invece per il marito, tipo fai questo, fai quell'altro, c'è questo qui, c'è quello lì, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, succede a tutti. E dentro dovete vedere quanto è bello, perché l'ha tutto decorato ed è tutto fatto con fogli diversi, cioè queste qui le ha fatte lei le linee con una pennetta rosa, di quelle normali ma rosa. E poi ha decorato ogni singola pagina in un modo o in un altro, ma le ha decorate tutte. Spero di riuscire a finire il video prima che arrivi mia mamma, se no devo andare giù, devo staccarlo e vorrei farne uno unico. Invece, cioè, questo non posso usarlo però perché veramente lo rovino, lo userò tipo album o journal di ricordi, perché se no, cioè, si rovina, non lo posso usare così per prendere le note stupide che scrivo io, cioè non esiste, non posso rovinarlo. Ah, c'erano queste, non le posso perdere. Strano che non ci sia una nappina, Franci, mi sarei aspettata almeno una nappina. Però c'è la catenella, guardate che carina. Poi questa è la super tag. Qui era un po', non l'ho aperta perché non voglio rovinarla. La sostanza è quella, tanto è trasparente. Finché non l'appenderò rimarrà così. Questa è o la prima o una delle prime robe che abbiamo fatto. Ci leggo male, poi con questa luce malefica davanti. Sì, vedi meglio dal telefono che con gli occhi. La Maggie non può bere il caffè. Io glielo offro di cartoncino. La Maggie non può bere il caffè, io glielo offro di cartoncino. E ha usato il caffè
per fare queste, tipo, non so, insomma, via, questo mix media, così, bellissimo, e profuma di caffè, perché ho usato proprio il caffè per colorarlo e per farla. È grande, come vedete, ma noi abbiamo fatto tutto oversize, a parte la T-Coins, che poverina è venuta piccina, ma per il resto abbiamo fatto tutto un po' gigante, soprattutto le tag. Questo invece è il coloring book. So di poterci riuscire perché l'ho già fatto e me lo ricordo. Tema primavera, guardate questa carta, è meravigliosa. Questa qui con i ramoscelli del... non mi ricordo come si chiama questa pianta, ma va bene. Fiori rosa, fiori di pesco. Ecco, bravo, un grande. E le casette degli uccellini. La taghina, tutto verde, i fiori, le robe, stupendo. E dentro ci sono tutti quelli che comunque avete già visto, che sono i disegni bellissimi di Francesca, sempre perché lei non sa disegnare e quindi disegna così. Fortuna che non sai disegnare, perché se sapevi disegnare, ciao! So anche di poter fare questo perché mi ricordo che l'ho già fatto. Ho avuto una paura folle la prima volta che ho provato ad aprirlo senza sciogliere il laccino. Questi invece sono gli sfondi, il tema era quadrifoglio, come penso si possa ben capire, ma potrebbe essere anche verde, no, era quadrifoglio. Sono bellissimi, tutti spatasciati, timbrati, scritti, stencil, di tutto. Vado veloce, ripeto, perché devo girare altri video e perché comunque le creazioni sono... cioè, l'ho spostato tutto. Le creazioni sono già state viste nel gruppo. Poi ci sono i regali, fatemi ci arrivare, però non so. Ok, no, questi sono. Poi questa scatolina bellissima che ho aperto fuori video per vedere se era quella dei regali o no. E no, decorata anche tutta di fianco, come vedete. E qui ci sono gli abbellimenti. Un'altra di queste nappine fantastiche con tutte queste robine ciondolanti che sentite? Bello, eh? È mia. Mi dispiace per voi. E poi le altre decorazioni. Ora, queste non mi ricordo se avevamo scelto il tema vintage, forse. Non me lo ricordo, datevi pazienza. Ma tanto, questa è meravigliosa. C'è un mini cameo appeso qui. Cioè, sono tutte stupende, ma ci sono alcune piccole cose che sono veramente fenomenali. A parte le nappine, che quelle ormai avrete capito, io credo, che... Mi entusiasmano molto. Poi, allora, qui mi pare che inizino i regalini. Sì, questa. Sì, perché non bastavano i pacchettini, anche tutto in scatolato. Ok, questa. E anche questa. Allora, io nel primo video avevo guardato ogni singolo pezzo di roba che c'è qui dentro. Questa volta non lo farò per il semplice fatto che se no diventa lunghissimo. Allora, facciamo così. Ha sempre decorato tutte le scatoline nei bordi e anche sopra con queste immagini che a me piacciono tantissimo. Questa è tra l'altro bellissima, ma anche questa. E sì, mi piacciono, quindi per me è bellissimo tutto. Allora, qui c'è una scatola, Franci, datti pazienza, poi semmai se vuoi che faccio vedere meglio le robe, metto delle foto, non posso veramente rifare perché era venuto quasi un'ora di video facendo vedere ogni singolo pezzo di roba. Qui è una scatoletta tutta piena di bottoni, come potete vedere, decorata ovviamente, e tutta farcita di bottoni. È piena tipo panzerotto che scoppia. Poi ci sono questi tre washi tape che sono stupendi. Ta-da. E questi due microscopici, che comunque c'è un sacco di roba, tutti super glitterati che sono fantastici. Perché sì, ho un debole anche per i glitter. Cioè, scusate, se c'ho i deboli, datevi pazienza. Mi piacciono le cose, mi piace tutto. Tutto quello che è fatto con cuore e con amore. Poi qui ci sono decorazioni più che altro di legno, mollettine, a parte queste sotto che sto cercando di tirare fuori con pessimi risultati, da come potete vedere. Sono queste delle... degli ingranaggi di metallo
Il resto poi sono tutte cosine, tipo mollettine. Guardate che bello questo gufetto. Io spero di aver centrato l'inquadratura, ma ho qualche dubbio onestamente. E ci sono tutte le decorazioni di legno e anche le mollettine. C'è veramente di tutto, di tutto, di tutto. Maggie, però dai, un po' meno rincoglionita magari. Su. Giusto un po', mica tanto, eh. So che ci sto mettendo poco entusiasmo, ma sono, scusate, sono stanchissima. Oh, l'ho chiusa a rovescio la scatola, perché è un verso, quello della sfumatura. E qui invece ci sono tutte fustellate di ogni tipo di carta. Questa, mi ricordo, queste qui sono, no, erano due o tre, sono le mie carte preferite. Questa che è perlata, è di un colore tipo, non lo so, tipo così, spero lo vediate, ma vedo che non si vede quasi niente, quindi è tipo champagne rosato, una roba del genere. E questa che ha una trama, sembra tipo una tela. E poi ci sono veramente, oh, c'erano le mini taghine, quelle microscopiche, dove sono? No, quelle ve le devo far vedere, eccola, l'ho trovata, guardate com'è bella. Queste sono assolutamente deliziose, sono sempre di quella carta che vi dicevo prima, ma ci sono fatte anche con altre carte e queste io le trovo una sciccheria assoluta. Sono veramente qualcosa di incommentabile, da tanto che sono belle. E poi c'è di ogni cosa, cioè veramente di ogni cosa. Voi dite una cosa e qui dentro praticamente c'è tag, ingranaggi, con le unghie così del cavolo fatte col gel, non riesco a toccare, a acchiappare niente, miseriaccia, cane, quanto le odio. E anche questa carta è molto bella, questa mi sa molto di Flow Journal, a dire la verità. E insomma, è pieno di ogni cosa. Ah, queste sono le fustellate che ho usato anche per fare le targhette sopra i pacchettini che mi ha mandato. Ho spostato di nuovo il tavolo, perché non è proprio, cioè è una scrivania con sopra una lastra di marmo, solo che se mi appoggio alla lastra, perché mi fa male la schiena, sposto tutto, perché non è pesantissima, non è enorme come la scrivania, e quindi se mi appoggio la sposto. Ok, questo è il terzo regalo. Poi ce n'era anche un altro che ora vi faccio vedere. Queste le posso anche rimettere dentro, anzi no, non le rimetto dentro il pacco, perché sennò prima che le tolgo. C'era lo speciale matrimonio e praticamente mi ha inviato le robine che aveva fatto lei per il suo matrimonio. C'era questa con i confettini che credo, cioè così a occhio e croce secondo me, era per quando qualcuno portava il regalo, almeno io credo. Non so se quello è il bigliettino o no, al fondo della scatola. Così direi che secondo me erano quelle. Poi la partecipazione, che però non so se posso farvi vedere, a parte che è passato, però vabbè, insomma, sono robe loro. Questa è la scrittura, è fatta tutta con questa carta tipo legno, cioè è in rilievo non solo qui dove c'è l'embossing, ma anche proprio qua, sentite? È tutto in rilievo e le ha fatte, guardate che carini, sono dolcissimi. Sono stupendi, le ha fatte tutte, tutte lei. E qui, questa però forse è meglio se non l'apro, perché ci sono le fotografie dentro. Questa era la bomboniera, io da quanto ho capito. Se non mi ricordo male c'erano scritti ringraziamenti, confetti, ringraziamenti, eccetera. Però non l'apro perché l'ho fatto già l'altra volta questo errore. Ci sono dentro le fotografie e non so se... diciamo che io non credo che vorrei le mie foto piazzate in giro a destra e a sinistra così impunemente, quindi non lo faccio neanche con le sue. E poi è rimasta l'ultima busta, che è quella della, è questa, dello scambio donne donne oltre le gambe c'è di più, che è quello delle AT Coins che abbiamo fatto non moltissimo tempo fa. Qui c'è la card, insomma, il bigliettino di ringraziamento, davvero carinissimo, guardate. Questo è rilievo, non è tutto con lo stencil. Poi qui c'è, guardate che carino.
card di Francesca. La card, sì, vabbè, la TC, la T-Coin. Però forse per questo era meglio se vi facevo un altro video con tutte le robe anche delle altre. Miseriaccia, questo com'è che si apriva? Da qua mi sembra. È bellissimo, è fatto con il vellum. E c'è dentro praticamente il mondo, ecco. Ora vedo se questo pezzo lo tengo o lo salto e rifaccio un video con le ATC di tutte. Con le AT coins di tutte. Ok, questo è quanto per quanto riguarda il pacchetto di Francesca. Io vi saluto, vi mando un bacione, a presto. Ciao ciao!